C'era una volta un portapenne magico a forma di mela azzurra. In esso Clotilde aveva posto una penna altrettanto magica. Con tale penna Clotilde scriveva racconti, poesie, fiabe, romanzi. Sul portapenne c'era uno specchio a forma di fiore. Clotilde guardava in esso e da esso traeva l'ispirazione poetica e letteraria. Ed ecco, appena le idee baluginavano nella sua mente, nello specchio apparivano rami contorti. Erano i rami delle idee creative. Ma ecco, in un brutto giorno il portapenne a forma di mela cambiò colore e divenne giallo. Clotilde lo guardò ed esso magicamente parlò e disse: «Sono come la mela avvelenata di Biancaneve». E aggiunse: «Ora su di me, Clotilde, non vedrai più i rami delle tue idee creative». Infatti Clotilde pensò a poesie e a libri che avrebbe voluto scrivere. Ma sullo specchio del portapenne non vide comparire i rami dei suoi pensieri, ma una tela dal colore grigio-marrone. Ed ecco, Clotilde si accorse che non sapeva più chi era e non ricordava più niente della sua vita passata. Ma la coccinella che era sul portapenne disse: «Clotilde, ti voglio aiutare». E aggiunse: «Chiamerò in aiuto dei miei amici, animali magici». Ed ecco, Clotilde vide comparire davanti ai suoi occhi una coccinella su un portapenne. Essa disse alla giovane donna: «Guarda, nello specchio di questo portapenne scorgi un'immagine». Clotilde guardò e disse: «Vedo un piccolo pupazzo a forma di asino, ma non vedo i colori, tutto è bianco e nero». La coccinella riprese: «Clotilde, questo pupazzo era un gioco della tua infanzia, ma tu non ricordi. Non hai memoria di esso, per questo vedi tutto bianco e nero». Poi la coccinella aggiunse: «Chiamerò in aiuto la mia amica farfalla». Ed ecco, davanti agli occhi di Clotilde apparve un altro portapenne sul quale la piccola farfallina troneggiava. Essa disse: «Guarda, Clotilde, nello specchio magico del portapenne». La giovane donna ubbidì e nello specchio magico vide una torta con una candelina, ma tutto in bianco e nero. La farfalla sentenziò: «È la torta del tuo primo compleanno, Clotilde, ma tu non hai memoria, non ricordi nulla, per questo non vedi i colori». La farfalla aggiunse: «Ma ora l'elefante rosa ti aiuterà». Ed ecco, agli occhi di Clotilde apparve un magico portapenne sul quale stava un elefantino. Esso disse: «Clotilde, scruta lo specchio magico». Clotilde ubbidì e vide l'immagine di una bimba. La scrutò ed esclamò: «Questa volta vedo i colori». L'elefante disse: «Clotilde, pensa allora, chi è quella bimba?». E la giovane donna pensò e ripensò e disse: «Ora ricordo, sono io, all'età di 2 anni». «Brava!» gridò l'elefantino e aggiunse: «Clotilde, prendi la penna e scrivi ciò che ricordi di quel periodo della tua vita». Clotilde ubbidì e scrisse parole e parole mentre i pensieri e i ricordi tornavano alla sua mente. Ed ecco, l'elefante rosa disse: «Chiamerò in aiuto un altro mio amico». Ed ecco, agli occhi di Clotilde apparve un portapenne magico sul quale stava un piccolo gatto giallo. Esso disse: «Clotilde, guarda l'immagine dello specchio magico».
La giovane donna vide una bambina davanti a una torta a quattro piani con quattro candeline. Ella disse: «Ora vedo i colori e ricordo che quella bambina sono io nel giorno del mio quarto compleanno». Clotilde allora prese la penna e scrisse: «In quel giorno ero molto emozionata. Quando arrivò la torta mi sembrava più grande di me e soffiai forte forte per spegnere le candeline». «Brava Clotilde», disse il gatto e chiamò un altro suo amico aiutante magico. Questo suo amico, o meglio amica, era la mucca che stava su un portapenne verde. La mucca disse: «Clotilde, guarda l'immagine dello specchio magico». La giovane donna si vide e si riconobbe all'età di 10 anni nel giardino della zia. Prese la penna e scrisse: «Quel giorno indossavo un abito di velluto rosso. Mi sentivo un po' principessa, un po' regina. Nella mia fantasia la casa della zia era divenuta un castello e i fiori dimoravano in un giardino reale». «Brava Clotilde», disse la mucca e chiamò in aiuto la sua amica capra. Ella stava su un portapenne magico di colore arancione. La capra disse: «Clotilde, guarda nello specchio magico». La giovane donna si vide all'età di 13 anni in piazza San Marco a Venezia. Ella esclamò di gioia: «Oh!» e scrisse: «Era un giorno di primavera e io andai in gita a Venezia con i genitori. Mi piaceva dar da mangiare ai piccioni e chiamarli. Com'ero lieta in quel giorno». «Brava Clotilde», disse la capra e aggiunse: «Chiamo ora in aiuto un altro mio amico». Ed ecco, su un portapenne magico rosso fiammeggiante apparve il leone. «Clotilde», esso disse, «guarda lo specchio magico». In esso la giovane donna si vide all'età di 17 anni a Sirmione. I ricordi affiorarono nitidi alla sua mente. Ed ella scrisse: «Era un giorno di primavera e andai a Sirmione con il mio ragazzo. L'isola mi accolse come una terra materna. Il sole mi inondò di luce mentre io mi facevo fotografare». «Bene, bene», disse il leone. «Ora Clotilde», esso aggiunse, «chiamerò un altro mio amico». Ed ecco, arrivò la zebra su un portapenne azzurro. Essa indicò a Clotilde l'immagine che era apparsa nello specchio magico. E la giovane donna in esso vide se stessa. Vide se stessa in montagna all'età di 25 anni. Prese la penna magica e scrisse: «Era un'estate bellissima e io andai in vacanza nel Veronese. La montagna mi accolse come una madre buona e premurosa. E io osservavo i suoi colori, le tinte dell'erba, degli alberi. E respiravo un'aria profumata di gioia». «Bravissima», disse la zebra e aggiunse: «Ora chiamo in aiuto i primi animali magici». E gridò: «Venite, coccinella e farfalla». Ed ecco, agli occhi di Clotilde apparve il portapenne magico con la coccinella. La giovane donna esclamò: «Oh, ora rivedo i colori».
E ricordo il piccolo asinello che mi regalò la nonna materna nel giorno del mio primo compleanno. Ricordo che lo accarezzavo come fosse vero. Clotilde prese la penna magica e scrisse: «Nel giorno del mio primo compleanno l'asinello rosso divenne il mio portafortuna». «Bene», disse la coccinella e chiamò in aiuto la farfalla. Essa apparve su un portapenne arancione. Nel suo specchio magico Clotilde vide la torta con una candelina. Esclamò: «Ora ricordo!» Prese poi la penna e scrisse: «Davanti alla torta del mio primo compleanno pronunciavo paroline disarticolate. Una parola però sapevo dire bene: mamma. E ricordo che mentre scrutavo la torta pensavo alla dolcezza di mia madre che l'aveva fatta preparare». «Ora vedo i colori!» esclamò Clotilde mentre la farfalla la salutava. Ed ecco, ad un tratto, agli occhi della giovane donna ricomparve il portapenne a forma di mela gialla. Nel suo specchio Clotilde vide purtroppo la tela grigia e marroncina. Ma la coccinella che era sul portapenne disse: «Io sono magica e posso rompere l'incantesimo». Poi la coccinella aggiunse: «Su, da brava Clotilde, leggi tutto quello che hai scritto, tutta la storia della tua vita». Clotilde ubbidì e parola dopo parola declamò tutto quanto aveva gettato sul foglio. Ed ecco, la mela gialla oscillò e pian piano scomparve. Al suo posto ricomparve la mela azzurra e nel suo specchio Clotilde vide i rami dei suoi pensieri. E subito fantasie letterarie di poesie, di racconti e di romanzi troneggiarono nella sua mente. La giovane donna prese la penna e ritornò a essere scrittrice. «Grazie, coccinella», ella disse. Aggiunse: «Grazie a te e a tutti i tuoi amici. E grazie soprattutto a questi portapenne, i portapenne magici».